esempi, ma ne potrei ricordare altri come quello che ho evocato nel mio breve intervento, nel primo di questi preziosi incontri organizzati da Giulio Volpe e dalla Regione Puglia, cioè quello di Venzone, quel caso di un piccolo borgo alto medievale distrutto al 90% dal terremoto nell'Alto Friuli del 1976 e ricostruito com'era e dov'era grazie alla petizione popolare sottoscritta da tutti i suoi abitanti. Erano 700 e firmarono in 690. Tre esempi, dunque, non ne aggiungo altri, di partecipazione collettiva, consapevole alla difesa e di rivendicazione al godimento di un bene comune, diremmo oggi. Un'architettura monumentale, un dipinto, un territorio con le sue stratificazioni archeologiche, storiche e antropologiche. Partecipazione come prise de parole, assunzione di responsabilità culturale collettiva verso il patrimonio ereditato e da trasmettere al futuro. Partecipazione come azione politica e democratica. Sono questi i temi al centro di un importante documento che finalmente anche il governo italiano ha sottoscritto, sia pure in sordina, il 27 febbraio di quest'anno, 27 febbraio 2013. Alberto Magnaghi ha ricordato stamattina, e lo commentavamo poi dopo, la Convenzione europea per il paesaggio. Si tratta di una Convenzione europea, quella di cui sto per dire. Mi riferisco alla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, siglata a Faro il 27 ottobre 2005, entrata in vigore nel 2011. Dopo la distruzione durante il conflitto balcanico nel 1993 e la ricostruzione nel 2004 del ponte di Mostar, quel ponte che per 500 anni aveva collegato la comunità bosniaca musulmana a quella croata cristiana. Ecco, io credo che per i vostri progetti, che stanno a poco costruendo un modello politico, un modello culturale, molto importante in questo paese, sprofondato nel buio, si è accesa come una luce nella regione Puglia. Grazie a tutti voi. Io credo che questa convenzione di Faro sia importante per voi, tenetene conto, così come nel piano paesaggistico sicuramente, lo dicevo così proprio a caldo a Magnaghi stamattina, mi pare che stia dando le sue prime prove una concezione di urbanistica che prima della Convenzione europea per il paesaggio non sarebbe stata possibile. Allora, ringraziamo la professoressa Dalai Emiliani e mi sento di rassicurarla circa il valore di Faro. Posso dirle che abbiamo seguito i lavori che hanno portato poi al materiale, alla diciamo elaborazione e firma, già dai colloqui di valorizzazione che lei ha citato
organizzati 2 anni fa dalla Direzione Generale della Valorizzazione, e non è un caso che una collega e collaboratrice della Direzione Generale, la dottoressa Sciacchitano, sia poi colei che con la Commissione Europea ha portato avanti la redazione del progetto e ha fatto dono tra l'altro all'assessore Barbanente di una copia, una delle prime stampate della convenzione. E volevo anche dirle che mi sembra che il suo discorso sia stato in perfetta sintonia anche con quelle teorie che sono state profilate stamattina sull'applicazione dell'articolo 43 della Costituzione sul bene comune e su questa presa di parola che evoca una nostra forma di débat public che stiamo cercando di sperimentare con i sistemi ambientali e culturali. Grazie professoressa.